Amici di Ciao Como, dopo l'allenatore anche il capitano della Sun System, Chiara Confalonieri, e presentiamo Chiara a questi playoff. Voi almeno arrivate da protagonisti sicuramente, ma diciamo anche che adesso viene il bello, no? L'appetito viene mangiando, tutto sommato, no? Esatto, perché siamo arrivate fin qui, abbiamo l'obiettivo iniziale era la salvezza, poi già dalle prime partite si è capito quello che era il nostro valore, quindi adesso che siamo arrivati ai playoff mi sembra giusto giocarceli al massimo per cercare di centrare la promozione. Beh, insomma, parlare di A2 fa un po' specie, Chiara, no? Sì, infatti. Però, voglio dire, ci sono le possibilità. Poi, non conoscendo le avversarie, perché non erano ovviamente nel nostro girone, sarà tutto da scoprire dalle prossime partite. Chiaro che saranno playoff lunghi, ecco, spieghiamo magari ai nostri lettori, non sarà immediato eventualmente la salita no, in una Serie prima, A2. Una prima partita che giochiamo in casa essendo la miglior seconda, la seconda fuori casa di mercoledì e l'eventuale turno per, come diciamo, bella il sabato. Poi sui turni successivi saranno fatti allo stesso modo con le due partite e l'eventuale bella. Noi passiamo comunque come miglior seconda, quindi avremo sempre il fattore campo dalla nostra parte, in teoria. E quindi questo è molto importante. Esatto. Senti, Chiara, un'ultima considerazione, sei il capitano, ma mi pare che come negli anni scorsi qui c'è un bel gruppo davvero, molto, molto coeso. Sì, no, eh? Sì, credo, e forse questa credo la forza di quest'anno sia stata soprattutto quella del gruppo, un bel ambiente, sia le ragazze che con la società. Vabbè, io sono qui da 3 anni, quindi se sono rimasta è perché ci si trova bene, e sicuramente la cosa che più ci ha dato forza quest'anno è stato il gruppo, la coesione tra di noi, la voglia di divertirci, di dare il massimo in palestra, insomma, che ci ha portato a questi risultati. Allora, grande risultato. Chiara, senti, un'ultima cosa, il presidente è lì vicino, forse non ci sta ascoltando, ma avete già chiesto il premio promozione? Certo. E che sarebbe? Non lo so, abbiamo pensato un viaggetto, no scherzo, però gli abbiamo buttato là un'idea, vediamo, non si dice, per scaramanzia. In bocca al lupo, Chiara. Crepi. Grazie.